Ciao carissimi ciuccialimoni, questo è Electric. Come vi butta la vita, ma soprattutto come vi butta la morte, perché non c'è vita senza morte, è l'altro lato della medaglia. E ora che ho fatto pensare a voi la vostra fine imminente, visto l'inesorabilità del tempo, possiamo iniziare. Sigla. Ciao belli, come butta, belli, belli. Oggi facciamo una cosa nuova, in realtà fa sempre parte della serie Tre parole e un disegno, ma facciamo un attimo stop con sti anime che hanno anche un po' cagato la minchia, ok? No, non è vero. Però avevo proposto in un video tempo or sono di mischiare tre personaggi dei videogiochi, no? E quindi oggi facciamo tre videogiochi, un disegno. E quali personaggi? Da quali personaggi iniziare se non dai tre più famosi della Nintendo? Oggi mischiamo tre personaggi, i tre personaggi più famosi della Nintendo secondo una classifica online che magari non ha alcun valore né nessuna affidabilità, ma chi se ne frega. E sto parlando di uno, Link, in particolare l'ultimo di Breath of the Wild, lavoreremo con lui, di Super Mario, e ho preso una foto di Mario Odyssey in arrivo tra un mesetto, e il nostro caro Kirby mangia limoni o mangia tutto in realtà. E quindi io direi che bando alle ciance, o ciance alle bande, non siamo qui a pettinare i Eren Jaeger, che stanno sempre a piagni a lamentarsi. Non siamo qui a pettinare i Natsu, che stanno ammazzando tutti con la forza dell'amicizia. E non siamo nemmeno qui a carezzare le boobies di Nami, ok? Per quanto vorrei che fosse così, ma no. Quindi devo fare i disegni qui ora, ok? Quindi dobbiamo mischiare un uomo qua, questa bestia di Satana qui, che ha le corna e il pipino, ops, che è un essere vivente a forma di palla, no? Quindi c'ha gli occhi e la bocca, così, no? E poi c'ha le manine, e poi c'ha i piedini. Eccolo qui, quello è Kirby. Poi dobbiamo mischiare un idraulico italiano di origini italiane, americanizzato per fare soldi, ok? In realtà giapponesizzato, perché ha preso la Nintendo, che c'ha il naso, c'ha i baffi, c'ha gli occhi, c'ha i capelli che scappano fuori perché poi c'è il cappello con gli occhi adesso, ma porca zozza che si inventano la Nintendo. E dobbiamo mischiare infine un ragazzo pressoché normale. Più o meno c'ha questi occhi un po' femminili, ma è sempre un ragazzo normale, no? Per quanto ne sappiamo, siccome non so se ha concluso mai niente con Zelda, così come Mario non ha concluso niente con Peach, probabilmente entrambi lo piano dal culo, perché magari sono gay, non lo sappiamo. Ma questo non è un discorso attinente al video di oggi, perché oggi dobbiamo disegnare, quindi io direi innanzitutto di iniziare a fare un po' qualcosa, no? Quindi intanto faccio una testa, che faccio e mantengo un po' pallina, perché Kirby è una palla, Cristoforo. Anzi, ecco, so cosa fare. La testa sarà più grande del solito, perché dobbiamo richiamare a Kirby un pochino, ok? Il corpo lo manteniamo piccolo e tozzo, perché dobbiamo richiamare Mario, giusto? E la mano sarà piccola e grossa? Piccola, grande, non lo so. Perché qui ci metteremo la Master Sword, che adesso non ce l'ho qui, infatti devo prendere l'immagine. Senti Master Sword, ho bisogno di te. Ma dove vai se la Master Sword non ce l'hai, porca zozza? Non lo so, non mi serviva l'astuccio, ma già che c'ero ho preso anche quello, ok? Ok, Jack, la Master Sword ha una forma tipo a mezzaluna, no? Che fa così, no? Più o meno all'incirca. E poi c'ha queste ali qui che scappano fuori dal nulla, così è bella proprio. Sicuramente l'ho fatta un po' troppo gigante, quindi la vado a rimpicciolire. E qui si sbompa, cioè c'è questa cosa strana che c'ha la Master Sword. La Master Sword, dove ci sta il simbolo della triforza, perché so tre cosi. Nome proprio di cosa, tre cosi. E io dico, a chi è che non piacciono i cosi? A me piacciono i cosi. Ma non so se a voi piacciono i cosi, a me i cosi aggradano. Adesso, no, qui è un po' difficile capire la posizione poi delle gambe, perché vogliamo far risaltare un po' la pancetta nel nostro caro Mario Irbilinche. Facciamo i piedaini, i signori piedaini, e iniziamo a lavorare sull'abbigliamento, sulla faccia, su tutte quelle cose lì. A quanto pare ho deciso di andare con quella di Kirby. Però mettiamo i baffetti alla Mario qua, mettiamo delle belle sopracciglia ingazzose, un po' seriose come quelli di Link, così come i capelli che mettiamo quelli di Link, che fa un po' figo, fa un po' tosto, no? Così come le orecchie di Link, da elfetto simpatico, anatomia degli elfi, c'hanno le orecchie a punta, si dice, e c'ha il ciuccio qua dietro, il ciuccio, perché a lui piace ciucciarlo, non so se è chiaro. Quindi qui bisogna riprendere adesso un po' di elementi di tutti nell'abbigliamento.
elemento, giusto? Quindi, ovviamente come elemento classico c'ha le bretelle, chiaro? Le bretolle, però sotto le bretolle, sotto ancora, pensa, c'ha la t-shirt con la E finale, si dice, t-shirt di Link. E qui ovviamente intorno al busto la cinta che tiene dietro federa e scudo, o come minchia si chiama, portafrecce. Una bella cintura seria, e qui ci vuole con un porta tablet, sarebbe la tavoletta sheika, a tavoletta, a tavola, che non volevo fare perché è troppo dettagliata e non c'ho voglia di fare tutti questi dettagli, ma a quanto pare mi toccherà farla. Woo! Perché ormai l'ho fatta e mi attacco alla minchia, mi attacco. Woo! Ovviamente pace a come viene, pace, amore a volontà. Qui ci vogliono dei belli divaloni che probabilmente poi con il colore faremo rossi per richiamare più i piedoni di Kirby, perché di Kirby ci sono gli occhi, c'è il faccione, ma per ora vedo uno squilibrio, vedo più cose di Link e di Mario piuttosto che di Kirbozzo. Un'ultima ripassatina al tutto per definire meglio capelli e cose, e secondo me ci siamo con lo schizzo. Non so voi, non so voi, fatemi pensare se posso aggiungere ancora qualcos'altro di qualcuno. Il cappello di Mario, porca zozza, ci vuole. Porca zozza, come ho fatto a non pensarci? Bisogna metterlo, ragazzi, mi dispiace. Lo metto un attimino così, ho fatto diventare tutto azzurro, come per capire come mettere sto cappellino, perché lo voglio mettere qua sopra i capelli di Link, che un po' si vedano. C'ha questa curva tipica dei berrettini, qua è un po' gonfio, bello gonfio, e qua c'ha il culetto. Vediamo di mettere i due occhi nuovi, questi occhi che stanno guardando di sotto, almeno nel mio disegno stanno guardando il personaggio, che mi sa che ho fatto un po' troppo grandi. Su, cancello i capelli dietro di Link e ci siamo. Eccolo là, papam, eccolo là, eccolo qua, trallallero, trallallà, chissà come finirà. Ho cambiato un po' l'angolazione della Master Sword per farlo entrare meglio nel disegno, e iniziamo a inchiostrare. E ci siamo, ma il personaggio è caruccissimo, non siete d'accordo? Secondo me è molto molto caruccio, più simpatico di quel che mi aspettassi. Mischiare questi personaggi un po' più caruccetti e la Nintendo ha fatto venire fuori un bel personaggino. Mi piace anche come inchiostrato, senza farci troppo apposta in realtà. Che mi sono dimenticato qui, questo deve passare qui, 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 qui. Ecco, molto meglio. Qua dietro potremmo aggiungerci una sorta di scudo, non saprei, in realtà non sono molto sicuro di questa scelta, ma se io facessi sì, giusto così, far capire che qua dietro c'è qualcosa, no? Qua dietro c'è uno scudino e secondo me ci siamo. Sono molto contento di questo disegnuccio, molto carino. Sono anche un po' stracco, però c'è da colorare, quindi iniziamo subito.
Ciao belli, abbiamo finito finalmente. Sì, io mi sono messo anche la giacca perché fa freddo questi giorni. Non so com'è. Ah, non so se avete notato. Sì, mi sono fatto la barba. Contenti? Contenti che avete ucciso la mia barba con i commenti? No, non è per questo. Perché? Solo per informarvi, sarò al Games Week questo sabato pomeriggio in generale. Girerò tra i vari stand, andrò in giro, camminerò. Ma penso che principalmente appena posso raggiungerò Charlie Moon, ovunque essa sia, e starò con lei e con altri, non lo so, non so chi ci sarà, e incontrerò qualcuno di voi che ho conosciuto grazie a questi video, ma soprattutto grazie a Destiny 2, con cui abbiamo un clan epico che si chiama Spacca Scroti Team. Perché sì, noi spacchiamo gli scroti, mi sembrava un nome simpatico tutto qui. Ma comunque sia, questo è il disegno, spero che vi sia piaciuto, che il colore vi sia piaciuto, e se così è stato, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se sei nuovo, schiaccia il pulsantone qui sotto, grosso rosso rosso, con scritto iscriviti, così che tu possa vedere altre cose nuove e bellissime. Ma soprattutto ricordati che questo era Electric.